a tutti ragazzi da Corazon9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video di Zoom 11-3 Og all'attacco. Attenzione, attenzione. Così a caso. E lui tutto contento, accetta la sfida. Va bene. Ho cominciato male questo episodio, ragazzi, ho cominciato male. In pratica ci voglio spiegare come si gioca. Meno male che non hanno tradotto questa parte, perché. Ragazzi, quante volte abbiamo letto quella scritta ormai. Ok. Giochiamo. Tattica micidiale, tac, posto, ok. Siamo anche in vantaggio dell'elemento, ragazzi. Kevin è un tipo albero contro questo certo Ikagu, che è un tipo vento. Difensore non può nulla e il portiere pure. E quindi, ragazzi, ci sarà il gol vedremo con Kevin Dragonfly. E che bello sentire l'esultanza in giapponese. Va bene. Abbiamo vinto, ragazzi, siamo, se non sbaglio, al terzo episodio, sì. Ho già perso il conto, figurati. Sì, ma chi. Cioè, noi siamo la selezione giapponese e degli sconosciuti vorrebbero batterci, wow. Oh, sempre la roba delle sfide, ragazzi, che hanno sistemato solamente da Iron Zoom 11 Go. Prima facciamo questa scemenza delle sfide che erano casuali dappertutto. Non sapete che rottura. Porca miseria. Comunque ci danno delle novità, quindi delle sfide, dei blog. Ok. Non ho capito lo scherzo, però vabbè. Ok, blog, ragazzi, che non guardiamo praticamente mai. Cioè, sono battutine proprio squalide, quindi che non ci interessa. 15 minuti di allenamento. Ok, premo X e decidiamo la squadra praticamente. Attenzione, si torna nel 2000XX. Clip. Ilman. Io sinceramente mi ero sempre fatto questa domanda guardando il film. E sinceramente non volevo nemmeno parlarne per evitare spoiler o comunque errori. Io ho visto il film in 2023, Ogre o qualcosa. E ho visto questo personaggio che era molto simile a Ilman. Ma non pensavo fosse lui, sinceramente. Cioè, pensavo fosse tipo un fratello, una controparte. Invece qui dicono che è Ilman, non lo so. Perché io non ho mai giocato questo gioco. Ho giocato il 3. Ma non al 3 ogre, per intendersi. Oddio, addirittura. Ora non mi ricordo più perché Ilman dovrebbe essere cattivo, sinceramente. A quanto pare, ragazzi, Ilman è cattivo e mica di poco. Non mi ricordo il perché, quindi, ragazzi, sarà tutta una cosa da scoprire insieme, mi raccomando. Supportate la serie con tanti pollicioni in su, ragazzi, mi raccomando, eh. E vabbè, ridai questo sport pericoloso, calcio. Ho capito che il calcio qui serve anche per le guerre, a quanto pare, ma vabbè. Oddio. Orushi, ho sentito io. Thunderbreak. Ok. Ok. Wow. Mi aveva detto di fare X, ma non va X, a quanto pare. No, 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 per carità, oh. E a quanto pare faccio io. Ok, un attimo così. Amici, amici, eccoci qua, ragazzi. Vediamo un po' che abbiamo. Qui sono tutti i nostri amici. Che figata, sarebbe praticamente la nostra squadra, ragazzi. La nostra selezione. Andiamo un attimo, ragazzi, direi insieme a decidere la formazione. So che vi piace. Ah, l'avevamo già fatto, l'avevamo già fatto. Allora siamo a posto, siamo a posto. Siamo a postissimo. Sto solo che perdendo tempo. È meglio tornare, ragazzi, al campo ad allenarci. E probabilmente poi per fare anche la partita di selezione, finalmente, no? Wow, sono emozionato. Ci prenderanno, ragazzi, chi lo sa. E quello che so invece è che mamma mia, queste sfide le odierò a morte. Farò un sacco di tagli per colpire queste sfide. Questa non l'ha tagliata, tanto ci mi ha messo poco.
Cosa brutta che non hanno nemmeno tradotto è che quando si abbandonano le sfide, forse ritenevano scontato che battessi i giocatori, e perdiamo anche dei punti, questa non è una cosa buonissima, vabbè. Allenamento, sì. Sfida 4 contro 4, va bene. Ok. Non ha tradotto quel pezzo, non so perché. Ok. La tattica direi è quella micidiale di prima, solamente fatta al contrario. Oh, ho tirato. A parte che Mardo, che importa, non si può vedere. Proviamo con l'Aurora Dribbling, ragazzi. Via! Su Archer. Molto bene. E tiriamo, tiriamo, ragazzi. Tiriamo contro Marvin. E facciamo la nostra tormenta glaciale V2. Non penso che Marvin da portiere possa fare molto. Anche se il metagelimento, no, non era nemmeno il metagelimento. Quindi, ragazzi, senza problemi ci sarà il gol del gol di Rayman. Colino Zuma Japan A, così chiama la nostra squadra. 1-0, quello che basta. No, non basta. È una partita amichevole a tutti gli effetti. Quindi altri 10 secondi circa, ragazzi, da giocarci tutti belli belli. Sembra metaggio elemento e anche di giocatori, direi, perché insomma Kevin tutta un'altra cosa rispetto a quello strano individuo. Quindi, ragazzi, ora sì che siamo in svantaggio elemento, ma comunque Kevin con il suo Dragon Crash Evoluzione 1 non penso abbia problemi con un attaccante che va in porta, insomma. Quindi senza far niente, ragazzi, ancora una volta senza problemi direi gol del gol per Raymon, stavolta con l'altro bomber che sì, Kevin, che ha fatto un'esultanza un po' da richiamo del lupo, ecco, di Sean. Tutti in pressing, ragazzi, mi raccomando, manca ancora qualche secondo. Hanno fatto la loro parte Kevin e Sean in attacco. Adesso direi anche che deve fare la sua parte Jack in difesa con il suo muro di roccia. Evoluzione 1. Molto bello questo intervento, nonostante il svantaggio, lo svantaggio anzi di elemento. Proviamo un tiro al volo così senza mossa. Lo proverei, ragazzi. Troppo facile segnare senza mossa, cioè con la mossa, quindi proverei senza. Non è stato lo svantaggio dell'elemento, ma ripeto, non è un portiere Marto. E quindi ci sarà il gol della Remo. 3-0. 3-0, ragazzi, di Kevin Dragonfly. Trovicino al pallone, sicuro? Ah, non penso cambi molto la storia. Un paio di secondi ed è finita. Attenzione però, perché hanno fatto scena i tre giocatori, diciamo, in gioco, ma anche il portiere, il nostro Mark, vuole fare la sua comparsa in questo ultimo secondo. Quindi, ragazzi, l'ho fatto apposta? Non lo so. Però intanto, ragazzi, facciamo vedere anche il pugno di giustizia livello 2 di Mark Evans. Anche lui, quindi, tocca il pallone in questa partita. E finisce qui. 3-0, quindi perfetto. Questa sfida più che partita amichevole. Molto bene, molto bene. Latte. Teniamo anche del latte. Come se servisse qualcosa. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ok. Dopo una pausa chiamiamo gli altri. Quindi io direi di andare a ricaricarmi. Qui, se non sbaglio, c'era, eccolo qui, c'è il nostro coso per ricaricarsi. Solo 7 punti, ragazzi, ma la fregatura è che più ti ricarichi e più costa. Un po' come Locande su Golden Sun, mi ricordo. Vabbè. Va bene. Vediamo un po'. Non sembrano molto convinti. Allora, andiamo al fiume anche per gli altri. Dove c'è Jude? Preoccupato perché è in squadra con Caleb tra gli altri. E anche con Axel, direi che c'è da dire. Quindi, ragazzi, Axel, Caleb e Jude nella sua squadra, direi che fanno la loro bella figura, eh. Ok. E poi tanti altri, ovviamente. Andiamo al fiume. Andiamo al fiume, ragazzi. Scopriamo anche questa nuova zona. E qui c'era il fiume ancora, diciamo, diviso in due. C'era anche questa parte un po' più del parco giochi, per così dire. Ok, un attimo tagliato quel paio di secondi della scena in cui mi sfidavano. Allora, abbiamo preso degli scarpini e stiamo andando appunto alla parte destra del fiume. Vi dicevo che qua era ancora diviso in due parti, mentre nel nuovo Inazuma qui sarà tutto bloccato, la parte sinistra dove c'è, diciamo così, il parco giochi. Andiamo da Jude e Celia.
Attenzione, anche Austin se ne va. Aia. Che è questo losco individuo? Aia, sta partendo per l'estero, Nelly. Andiamo su di Tokyo, ragazzi, all'aeroporto. Andiamoci subito, allora. Vediamo un po' come si può fare. Allora, in teoria devo fare una cosa tattica, Attenzione. Mappa, andiamo qui in basso a destra, su di Tokyo. All'aeroporto, ragazzi, vediamo se troviamo la nostra carissima Nelly. Vediamo un po', deve essere da questa parte, ragazzi. Ok, proviamo ad andare qui al check-in. Niente. Proviamo ad andare da quest'altra parte, magari sta andando proprio nelle scale mobili. Eccola qui col suo paparino. Clip, ragazzi, clip. お父様。あとはよろしくお願いします。ああ、お前の方こそ気をつけてな。わがまま言ってごめんなさい。私一人で行きたいなんて。でももしこの報告が事実なら、遠藤君の運命は大きく変わってしまう。私の手で事実を確かめたいの。 Di cosa stanno parlando, ragazzi? Il mio rumore fa un casino incredibile, porca miseria, mi fa arrabbiare, no? Col Blue Yeti dove giustamente togli il rumore di fondo, poi se il si sorpassa la mia voce, il rumore del computer, qualcosa di incredibile. Ci incontriamo però. Ottenere due cose. E sembra non voler cambiare idea, Nelly. Natsumi. Natsumi. Questo è sicuro, Nelly, non ti preoccupare. Grazie, Nelly, anche a te. Buon viaggio. Wow. Altra clip, ragazzi. Bella questa scena. Tanondazo, Natsumi. Non sembra prendere il pallone. Sembra avere quasi paura di Hillman. Vediamo cosa succede dopo l'allenamento, ragazzi. Ottimo. Andiamo, ragazzi, al campo per giocare la partita decisiva
per vedere appunto chi saranno i giocatori giapponesi selezionati per andare in nazionale, ragazzi, a giocarsi tutto prima con il campionato asiatico, poi con quello mondiale. Allora andiamo al campo della Remo, dove si disputerà appunto questa finale per così dire, insomma, questa selezione. E devo andare qui, ok. Vediamo un po'. Telecamera addirittura. I vecchietti a caso. Ok. Di nuovo queste due persone insieme. Fanno un po' paura. Partita contro Jude, ragazzi. Partita contro Jude e tutti gli altri. È una sfida a caso, così. Boh, vabbè. Vabbè. Eccomi, sono vivo. E siamo pronti per la partita, ragazzi. Dai, dai, dai. Sono stanchi forse, ragazzi, devo ricaricarli? Mannaggia, ho questo dubbio adesso. Chester Horst Jr., ragazzi, commenterà questa partita. Attenzione, ci sono altri due ragazzi sospetti. Creep. Ah, non ha capito neanche lui, quanto pare non ha tradotto niente. Dai, facciamo la traduzione noi. Cosa hanno detto secondo voi? Per me ha detto: beh, quel Jude è un gran figo. Secondo me quel Mark si era troppe arie. Vediamo cosa risponde. Tokata. Tokata secondo me vuol dire: vedrai che Mark ha pagato l'arbitro. Secondo me vuol dire così. Ammazza Axel, che ti sei fumato. Ammazza, senti che fosse Axel. Tutti i voci, così. Cioè, poi c'è Mark. Vabbè, ci sta. Torneo mondiale. Clip ancora, ragazzi. Pieno di clip questo gioco. Non si è capito perché ci fosse quel flash su Iman, vabbè. E ancora quei due individui. Quell'uomo e quella bambina, ragazze. Chi sono? Scopriremo nel prossimo episodio. Sicuramente. Forse un po' più tardi. Jude, che figo col mantello. Faro sul serio, non farò faro. E comincia la sfida a questo punto, credo, giusto? Impone lo stile. Oh, che figata, ha rifatto tutto. Video comandi, no, ti prego. Meno male che non li ha tradotti, perché non li avrei letti comunque. E la Zumba Japan A, quella di Mark, contro la Zumba Japan B, quella di Jude. Noi ovviamente siamo la A. E questa è la nostra formazione, quella che abbiamo fatto, ragazzi. Voi vedete sulla parte sotto probabilmente. E vedete la parte sotto anche solamente di questa formazione. Vi racconto il resto. Allora, difesa a 4 con Banyan, Nathan, Isaac e Todd. Poi a centrocampo troviamo Shadow insieme a Jordan Greenway. Ali offensive, Austin e Stonewall. In attacco, ragazzi, non si sa perché, Jude e Axel. Non Axel, ovviamente Jude, non si sa perché. Vabbè, ragazzi, nella prossima parte cominceremo la partita. Ne vedremo sicuramente delle belle. Non vedo l'ora, quindi spolliciate se volete domani il prossimo episodio. Un saluto a tutti, Robo, Soccorro 019. Ciao ciao!